Ha scelto il Teatro Leo de Berardini, di Berardinis di Valle Lucania il maestro Padula per la sua nuova avventura in produzione Rai. Ah, qui c'è Mussolini che prende e va da Hitler, quindi partono tutte queste robe, tutti questi carri armati, cioè, quindi è proprio il mace, se prima ce n'era solo uno di dittatore, ora ce ne stanno due. Ha scelto il Teatro Leo de Berardinis di Vallo della Lucania il maestro Carmine Padula per la registrazione del coro polifonico che accompagnerà la sua nuova colonna sonora, realizzata per la produzione Rai La Lunga Notte, serie TV prodotta da Luca Barbareschi. La serie narrerà le 3 settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, in cui si svolse l'ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini. Carmine Padula è un giovane compositore di colonne sonore ed è affezionato alla città di Vallo della Lucania e al Cilento. Per questa registrazione si è avvalso del coordinamento e della direzione dell'ensemble corale del maestro Celestino Pio Cajazza. Oltre 200 coristi ieri mattina hanno raggiunto il Teatro Leo de Berardinis tra il coro polifonico campano e la corale del Cilento, diretta dalla maestro Santina De Vita. La registrazione è stata patrocinata dal comune di Vallo della Lucania e dal club UNESCO per Elea del presidente Massimo Trotta. Il coordinamento organizzativo, a cura dell'organismo di produzioni artistiche statale 18 Cilento Music Festival di Lillo De Marco. Stiamo facendo la parte del Ok. coro del mio nuovo lavoro, uno dei più importanti, credo, mi auguro, è che la colonna sonora della serie Rai La Lunga Notte, che narra le vicende degli ultimi anni del fascismo, quindi di Benito Mussolini. Sarà una grande serie che avrà un respiro sicuramente internazionale, quindi sarà una grande vetrina per il coro, per Vallo, per tutti noi musicisti. Noi abbiamo fatto questa grande unione e quindi credo che sia bello proprio questa coesione. I cori uniti del Cilento, quindi diverse città del Cilento, che è una terra fantastica che io amo, e il coro filarmonico campano, diretto dal maestro Celestino Pio Cajazza. Quindi ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, oltre al comune, quindi il maestro Edoardo Cajazza, produttore, Celestino come arrangiatore e maestro di coro, il nostro grandissimo fonico Mattia, Lillo De Marco, spero di non aver fatto torto a nessuno, ma c'è davvero una grande coesione e supporto da parte di tutti. È una grande soddisfazione, noi ne siamo onorati, molto fieri e con grande piacere abbiamo accettato di ospitare Carmine Padula e perché insieme ai cori anche del Cilento e anche del coro campano riescono oggi a realizzare una cosa molto molto bella, molto grande per la serie televisiva La Lunga Notte. E noi siamo orgogliosi, non potevamo dire di no al maestro Padula, anzi ci auguriamo di poterlo riavere ancora tra di noi e magari per un bellissimo concerto come già lo è stato lo scorso anno. Salve!